Quando nel 2004 Alberto Radice è venuto a casa mia, mi ha raccontato che questo suo primo album solista è un capolavoro, di cui va molto orgoglioso. Perché? A parte che lui esce da un frigorifero, tutto bellissima anche la copertina. Perché è stata una jam session, registrata nel luglio 1972, prodotta da Lucio Battisti, che compare con lo pseudonimo di Lo Abracek. Non solo, c'è un altro pseudonimo, Pappa e Ciccia. In Pappa e Ciccia ci sono due che formeranno la PFM, cioè Franzi Cioccio e Giorgio Piazza. Poi c'è Demetrio Stratos, c'è Giulio Capiozzo, che faranno gli Area, peraltro prendendo spunto da questo brano che si chiama Area, questa jam session. C'è Ella De Baldini, c'è Vince Tempera. Insomma, è una lunga jam session strepitosa. Lui, Alberto, è molto bravo a improvvisare. Tant'è vero che gli mostro una prova che ha fatto al volo con Edoardo Bennato per il brano Non è amore. È andato in onda in Yesterday nel 2001. Sempre da Yesterday mostro anche un artista che lui ha prodotto, che è Gianluca Grignani. Insieme fanno una canzone di Lucio Battisti, Anna. Io ho fatto un disco nel 71 prodotto da Lucio Battisti, era quel disco che era una jam session dove uscivo da un frigorifero, dove c'erano tutti i musicisti di allora, i più interessanti. C'era un brano che si chiama Area con il gruppo degli Area, che poi è diventato, c'era il compianto Demetrio Stratos che ha fatto un brano insieme a me, poi c'era Pappa e Ciccia che erano basso e batteria della VFM, e poi chi arrivava suonava, faceva qualcosa. E diciamo che in quell'album lì, per esempio, c'era tutto il sapere della musica di quel tempo, c'era la cantina, c'era il disco di successo, c'era la volontà di fare una cosa, quella che si è un po' perso adesso. Non voglio andare a parlare di più di oggi, però secondo me tutti questi ragazzi che suonano, e ce ne sono tanti, dovrebbero un pelino più fare le cantine, fare la gavetta. Perché se si attacca un brano qualsiasi, di qualsiasi artista, io dopo 3 secondi faccio, ho capito, ma non perché sono un genio, perché senza dubbio ho un tipo di esperienza, ecco, manca un tipo di esperienza, are you experience? Come diceva Jimi Hendrix, e io ti do subito una prova, perché vedi, io mi sono preparato, come tu dici, no? Allora, faccio vedere un momento in cui lui ha prima detto che suonare fa sì che tu puoi avere esperienza, cioè tu senti un brano e immediatamente gli vai dietro, anche se non l'hai mai sentito, immediatamente ti inserisci, fai 3 note, eccetera, ecco. Prove? Voglio arrivare a questa cosa qui, adesso ti faccio vedere. Edoardo Bennato, Non è amore. Tu non lo conoscevi quel pezzo, era nuovissimo, l'aveva appena fatto, e tu gli vai dietro, e questi sono al tavolino, quando è arrivato Bennato. Aspetta, c'è una cosa bellissima su questa. A un certo punto, mi ricordo benissimo la serata, a un certo punto io pensavo di essere io e Bennato, da soli. Invece c'era una terza persona, che era un tastierista, di cui non ricordo il nome purtroppo in questo momento, che non l'avevo visto perché era al buio, però ho sentito sotto una cosa di archi, splendida, con un gusto pauroso, e mi ha incantato, mi sono voltato e c'era un ragazzo che suonava splendidamente questa cosa. Allora, tu stai parlando della versione in trasmissione. Sì. Questa versione in trasmissione sarà inserita, guarda caso, vedi le coincidenze, nel primo DVD Roxy Bar che uscirà in edicola in gennaio. Bellissimo, grazie. Perché è bellissima. Bello. Quindi tu e Bennato, infatti si vede il tastierista al buio. Ma io sto parlando, quando arriva Bennato, si mette lì a cantecare Non amore, perché volevo che lo faceste insieme, e tu che non la conoscevi gli vai dietro. Quindi questo è il momento della prova, che è inedito questo. Guardati un po'. Non è amore quello che fa giocare al mercato la multinazionale a chi più venderà. Non è amore lo
freddezza e la follia. Plateale di chi marcia spaccando le vetrine del quartiere, che colpa non ne ha, non è amore, la guerra della fede di chi è pronto a uccidere e morire per amore di Cristo o di Allah. Tu hai contribuito a realizzare, hai prodotto non so che cosa, l'ultimo il disco recente di Gianluca Grignani, ci hai anche suonato insieme, sei anche venuto con lui Quelli diversi, bello, bello. Allora, io ho te che suoni insieme a lui sul palco, cosa vuoi vedere? C'ho Anna Di Battisti. Bello. Vuoi quella? Anna è più bella di tutti. Come mai chi l'avevo messo questo? Non lo so perché è forte, forte. Però va. Vai, vai, vedi, vai, vai. Questo è. Dicevi che Gianluca è un artista, sì, un po' matto. Vabbè, però è un artista, tutti gli artisti sono un po' matti. Adesso sta facendo l'ultimo album, sta in studio. Mi ha detto anche, cioè no, lo posso dire che ti ha telefonato, che ha detto che ti ha telefonato proprio oggi, cosa ti ha detto? Sì. Se volevo intervenire a fare un solo in un brano, mi ha detto certo, che devo portare? Il tuo suono, si vive anche di soddisfazioni, anzi si vive solo di soddisfazioni. Se significa che se tu vuoi il mio suono mi devi chiamare, non puoi chiamare un altro. Mi ha fatto piacere, ecco. A parte che lo faccio volentieri perché ho fatto quel lavoro con lui che è uno dei pochi dischi che ha venduto negli ultimi anni, quindi... Wah 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 w